Buongiorno, benvenuti a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar di MailUp e grazie di essere qui con noi. Do il benvenuto anche a Marco Franceschetti, che è qui con noi quest'oggi, per parlare di deliverability, che come vedete dal titolo della slide sarà il nostro focus di questa nuova MailUp webinar series. Abbiamo inaugurato il 2023, se ci seguite sui social, se siete iscritti alla nostra newsletter con questo grande misterioso tema della deliverability. E quest'oggi appunto avremo qui Marco che è in veste di esperto di deliverability, è il nostro deliverability and compliance manager, per parlare un po' appunto di cosa succede alle nostre email dopo l'invio. Aspettiamo giusto qualche minuto affinché si colleghino tutti perché siamo in tanti, si sono iscritti in oltre 500, quindi siete già, vedo, più di 100 online. Aspettiamo qualche minuto così tutti si collegano. E intanto vi saluto, vedo che state usando la chat. Magari fateci sapere se ci state vedendo, ci sentite, ma soprattutto se vedete le slide. Usate pure la chat. Come già state facendo, e anzi, vi invito a usarla anche per interagire con noi durante tutto il webinar, perché insomma vogliamo anche cercare di creare un po' di dialogo e non solo fare un monologo nostro. Perfetto, le slide si possono avere? Sì, Sabrina, anticipi una cosa che appunto un'informazione di servizio che volevo già darvi adesso. Domani riceverete, come sempre, come succede sempre nei nostri webinar di MailUp, un'email con sia le slide che la registrazione video on demand. Quindi potrete riguardare tutto con calma, accedere a tutti i link che vedrete nelle slide e leggerle appunto più attentamente. Direi di procedere appunto con quello che sarà il tema di oggi. Qui in questa slide avete un po' le nostre email per contattarci se avete altre domande da farci dopo questo appuntamento. E cosa faremo oggi? Oggi, in questo primo episodio, cercheremo di fare un po' lo step numero uno dell'approccio alla deliverability, quindi con le 4W dell'approccio giornalistico cercheremo di capire che cos'è e cosa non è deliverability, andando un po' oltre la classica definizione che potete leggere in tutti gli articoli online, insomma potrete già reperire da voi, quindi cerchiamo di darvi un valore aggiunto, sfruttare la nostra esperienza per darvi qualche informazione un po' più dettagliata, approfondita e tecnica. Andremo a capire perché è così tanto importante, perché ci stiamo focalizzando su questo tema in questi primi mesi del 2023 e soprattutto con l'aiuto e grazie alla presenza di Marco andremo a approfondire ovviamente gli aspetti tecnici. Quindi se già avete scaricato la nostra infografica sapete che abbiamo rilasciato appunto una scheda dettagliata di ciò che succede all'email dopo l'invio, andremo a esplorare con Marco tutti gli aspetti tecnici del viaggio dell'email. Infine, passiamo alla parte un po' più pratica del webinar, quindi vi diamo dei consigli, delle best practices su come ottimizzare la deliverability, che sarà poi anche l'oggetto dell'appuntamento numero 2. Come appunto avete visto all'inizio, questo è solo un primo episodio di una saga, se vogliamo chiamarla così, di una serie a più puntate, di cui il secondo episodio sarà con altri due esperti professionisti MailUp il 23 marzo e parleremo lì nel dettaglio di quelli che sono gli aspetti tecnici e i dettagli della nuova offerta combinata MailUp e Contact Lab proprio per l'ottimizzazione della deliverability dei nostri clienti, quella che abbiamo chiamato Deliverability Pro Pack, Pro proprio per dare l'idea di comunque la professionalità che investiamo, che ci stiamo mettendo all'interno di questo pacchetto di servizi e di strumenti. E infine il 30 marzo concluderemo con una live di LinkedIn, su LinkedIn, appunto con Marco e Alberto Miscia, un altro nostro esperto di deliverability, che
che sarà più un momento di a tu per tu con gli esperti, quindi dove ci scambieremo consigli e faremo un momento anche di Q&A, raccoglieremo un po' le domande che ci farete in questi webinar e risponderemo più nel dettaglio. A chi magari sta avendo dei problemi tecnici, vedo nella chat, magari potete provare a rientrare a uscire e rientrare nuovamente, così si risolvono, perfetto. E vi ricordo che al prossimo appuntamento siete già di default iscritti, quindi chi si iscrive al primo episodio rimane iscritto a tutti gli altri episodi della saga, quindi semplicemente riceverete un'email di reminder che vi ricorderà prima dell'evento il giorno, la data e poi vi darà il link con l'accesso all'episodio 2. Per chi invece fosse completamente nuovo e non ci conoscesse, allora, chi è MailUp e Contact Lab? Dall'anno scorso, appunto, l'offerta MailUp si è combinata con l'offerta Contact Lab per offrire, appunto, una piattaforma di marketing multicanale. Si tratta di prodotti made in Italy, quindi in questa slide vi abbiamo un po' riassunto quelli che sono i punti di forza della nostra offerta combinata. E vedete appunto che abbiamo tra i vari punti anche e soprattutto le garanzie di una deliverability eccellente che riusciamo a riconoscere ai nostri clienti. Questo perché? Perché la nostra mission a livello proprio di deliverability è quello innanzitutto di far capire ai nostri clienti che la deliverability è un'opportunità. Cosa significa opportunità? Che non è semplicemente, non è solamente un problema su cui bisogna intervenire, anzi, è un'opportunità di crescita del business, perché vedremo dopo che è strettamente connessa a potenzialità di miglioramento di quelle che sono le vostre performance, il successo delle vostre campagne email. E appunto è anche strettamente legata a tutto un concetto di aumento dei ricavi, del ritorno sull'investimento che avete fatto sul vostro canale email. Quindi è un'opportunità di crescita che qualsiasi business quindi può avere, e di fatto quello che vogliamo fare anche con il nostro Deliverability Pro Pack, che andremo a dettagliare nell'episodio 2, è proprio rendere questo concetto molto complesso di deliverability accessibile a chiunque. Uno dei servizi che comprende infatti il Deliverability Pro Pack è proprio il training, e anche con questo webinar quello che stiamo tentando di fare è rendere accessibile, formare appunto il nostro pubblico, rendervi consapevoli su cosa significa realmente deliverability e come si può ottimizzarla. E infine, ovviamente, tutto questo lo rendiamo possibile mettendo al vostro servizio la nostra esperienza, quindi sia quella ventennale di MailUp che quella ventennale di Contact Lab, unite per ovviamente creare tutto un sistema di servizi e strumenti che sono veramente professionali. E in questa prossima slide abbiamo un po' riassunto, giusto per farvi degli esempi, di clienti che abbiamo proprio aiutato recentemente a ottimizzare la loro deliverability. Vi abbiamo messo dei loghi appunto come esempio anche per dimostrarvi quanto appunto deliverability sia un concetto che può essere un'opportunità per qualsiasi tipo di industry e di settore, dal banking, lo vedete, al retail e così via. Quindi qualsiasi tipologia di azienda, qualsiasi settore può beneficiare da un'ottimizzazione della propria deliverability. Vi ricordo poi, sempre a chi non fosse già cliente MailUp o Contact Lab, che con MailUp avete una prova gratuita di 15 giorni e senza impegno della nostra piattaforma, per cui potete compilare il form e avete il link nelle slide, ma ve lo lascio anche qua in sovraimpressione. Per chi è interessato, appunto, semplicemente compilato un form, vi arrivano via mail delle credenziali di accesso a una piattaforma di prova e potete iniziare a provarla, a sperimentare, a iniziare a inviare ben 1.000 email avete con la versione di prova di MailUp, e scoprire un po' i benefici anche che ci sono a livello di deliverability.
Io passerei alla parte un po' clou di questo webinar e per prima cosa volevamo un po' rompere il ghiaccio, quindi farvi un po' sentire vivi, sentire anche la vostra opinione, il vostro punto di vista e chiedervi che tipo di associazione mentale, cosa vi viene in mente quando sentite il termine deliverability, che cos'è appunto secondo voi la deliverability. Usate pure la chat per scriverci, non so se avete già sentito parlare di deliverability, se già conoscete qualcosa, vi viene in mente qualche cosa. Lara ci dice tasso di consegna, per esempio. Alessandra, corretta ricezione della mail. Cristina, funzionalità e affidabilità nella consegna dei messaggi. Concetta dà una definizione interessante, la capacità di un'email di arrivare correttamente nella casella di posta elettronica del destinatario. E noi sogghigniamo perché Concetta più o meno ci ha preso. Allora, voi continuate a scrivere che noi siamo interessati, efficacia della consegna, sicuramente visivamente l'associo a un aereo, come arrivano le email, Giulia, interessante. Addirittura Nicola dice arte e scienza del posizionamento in inbox. Wow, super creativi siete. Ok, allora, noi sogghignavamo prima la definizione di Concetta perché ci ha un po' preso quella definizione classica di deliverability, che è appunto la capacità di un mittente di raggiungere la casella email del destinatario, ma non solo, evitare la casella spam e fare sì che alla lettura dell'email segua un'azione. Questa è la definizione che potete reperire su qualsiasi articolo di approfondimento online, la definizione di letteratura, se vogliamo. Ma noi, appunto, come vi dicevo all'inizio, vogliamo un po' andare oltre e quindi darvi delle informazioni che nessuno vi dà da portarvi a casa e veramente concrete. E quindi abbiamo un po' stilato la lista dei cos'è e cosa non è la deliverability. E infatti, qualcuno di voi prima diceva, è il recapito dell'email. In realtà no, anzi, con questa slide vogliamo proprio fare chiarezza e sfatare un po' dei falsi miti. Si ha spesso la tendenza ad associare la deliverability con la delivery, che è invece il tasso di recapito, che è una semplice metrica, cioè indica il numero dei messaggi sul totale di quelli che voi inviate, che vengono accettati dal ricevente, quindi non vengono rimbalzati. La deliverability non è questo, qualcosa di diverso, infatti noi l'abbiamo un po' descritta come la garanzia che il messaggio venga recapitato nelle sue migliori condizioni, cioè quello che vedremo poi con Marco, che superi quel viaggio dell'email, quindi tutti quegli ostacoli che vedremo nel dettaglio. Per arrivare appunto al destinatario, ma non solo, perché c'è qualcosa che il destinatario deve anche fare dopo affinché si abbia un'ottima deliverability. E un altro importante concetto è quello che la deliverability non si acquisisce una volta per tutte. Mi dispiace per voi, ma è un po' come andare in palestra e farsi il muscolo. Una volta che l'ottimizzate, non potete dimenticarvela, dovete continuare ad andare a lavorarci su, a monitorarla, a ottimizzarla, quindi tenerla, mi raccomando, sempre sotto controllo. E ultimo fattore molto importante da chiarire è che la deliverability è strettamente legata appunto al concetto di successo delle proprie campagne email e soprattutto dei ricavi. Infatti, nel nostro perché è importante, quello che abbiamo voluto fare è proprio schematizzare con dei numeri appunto di esempio, quindi casuali, uno schema che vi fa capire quanto l'equazione deliverability ricavi sia effettivamente importante per il vostro business. Perché la deliverability, come vedete dallo schema, incide su ricavi e fatturato. Perché se ci pensate, se io investo del budget su una campagna email e creo la campagna anche email più efficace possibile, quindi mi invento un oggetto super
appunto super efficace, un layout di impatto, un contenuto iper personalizzato, ma ci sono una serie di aspetti tecnici e fattori che fanno sì che l'email non arrivi al destinatario, oppure che il destinatario la segnali come spam, oppure non la legga, appunto perché l'email non riesce ad arrivare all'inbox del destinatario e non supera tutti quegli ostacoli che vedremo appunto nel suo viaggio. Tutti gli sforzi che ho fatto si rivelano ovviamente inutili e quindi non ho un ritorno sull'investimento. La deliverability, quindi, capite che è proprio la condizione sine qua non, proprio la base di partenza senza la quale non si può avere appunto un ritorno sull'investimento, senza la quale il nostro destinatario non riesce nemmeno ad accedere, a visualizzare, a leggere le nostre email. Quindi questo è perché è il motivo per cui noi stressiamo molto questo concetto e la riteniamo di fatto l'asset chiave del successo di tutte le campagne email che voi inviate. Ma direi di passare proprio a quel famigerato viaggio dell'email di cui abbiamo tanto parlato. Qui io ti lascio la parola, Marco, perché ovviamente ci sono aspetti tecnici da dettagliare. Va bene, grazie. Allora, sì, molto interessanti le risposte che sono arrivate e secondo me possiamo usarle per un prossimo webinar, perché Sì, ogni davvero. tanto, se noi parliamo sempre di deliverability, tendiamo a fossilizzarci anche sullo stesso modo di esprimere, no? Concetti. Ci sono arrivate tante sfumature che ci sono utili, quindi grazie. Immagino non ci sia copyright su le risposte. Però, per esempio, ce n'è una poco sopra che parla di statistiche dell'arrivo e lettura delle mail a destino, no? Allora, questo è un bellissimo tema perché per come lo approcciamo noi la deliverability la descriviamo sempre come qualcosa di non misurabile, nel senso che non è una metrica come le altre metriche classiche dell'email che restituisce al fruitore delle statistiche un numero preciso o una statistica, okay? Di fatto, diciamo sempre a noi, è impossibile entrare nelle caselle dei singoli utenti, capire se una mail è andata in inbox per la casella di Paola o in spam per la casella di Marco, eccetera, eccetera. Perché i moderni filtri anti-spam, da almeno 5-10 anni, i più evoluti filtri anti-spam, oltre alle regole tecniche, tengono conto anche di qual è l'interesse, la capacità, l'affezione, la reazione del singolo iscritto con la singola newsletter, il brand, eccetera, eccetera. Quindi la situazione è estremamente variegata e per questo diciamo che la deliverability non è misurabile come le altre metriche classiche dell'email marketing. Sulla questione della delivery contro deliverability, la capacità di recapito o recapitabilità, come è stato scritto, e la deliverability, sono concetti che storicamente hanno preso strade un po' separate, no? Tanto è vero che in alcune piattaforme che non hanno aggiornato magari recentemente il loro elenco dei termini, può apparire ancora misto delivery e deliverability nel senso in cui viene riconosciuto normalmente, che non è corretto. Si può avere un tasso di consegna molto alto, nel senso che le mail vengono tutte quante recapitate al server ricevente, e dopodiché un tasso di inbox molto basso. In questo caso parliamo di una cattiva deliverability. Quindi una buona delivery è una cattiva deliverability. Impappiniamo anche loro. Però, allora, non è misurabile, però è estremamente analizzabile con una vasta, un vasto range di opzioni, che qui ne abbiamo elencato un po' in termini di semplicità e di precisione anche. No? Ci sono, per esempio, dei tool che sono disponibili nel mercato che permettono di valutare l'inbox placement. Con questi tool voi sostanzialmente il succo qual è? Aggiungete una ampia serie di indirizzi su tutti i domini principali mondiali al vostro mailing e questi tool esterni restituiscono quella cosa molto bella che apprezziamo, cioè un singolo numero che ti restituisce una metrica, ti dice la tua campagna è andata al 95% nella inbox e nello specifico 100% Gmail, 87 Yahoo, 45 Libro.it, eccetera, eccetera. Quindi ti dà una bella metrica precisa, che okay, è molto comunicabile, però
con una bassa attinenza con il tuo database reale, no? Quello che abbiamo detto prima, che i filtri anti-spam sono molto focalizzati al giorno d'oggi sulle interazioni dei reali iscritti con il brand o con la newsletter. Se noi misuriamo su indirizzi totalmente esterni, avremo sicuramente un'indicazione, ma non una cosa che necessariamente ci parla del nostro database, della nostra newsletter. Però è una metrica di riferimento confrontabile e quindi molto importante. Dopodiché, quello che si fa normalmente è un audit a cura dei vari team deliverability, in cui si evidenziano le possibili debolezze, criticità, i punti su cui si può lavorare per ottimizzare la deliverability, quindi i punti di rischio, eccetera, eccetera. Poi, per andare sempre più nel complesso, si effettua un'analisi della reputazione. Okay? Ogni elemento che è presente in internet in generale, nello specifico nel mondo della mail, ha una propria reputazione. O meglio, varie reputazioni che sono formate nei vari osservatori. Quindi ognuno di noi avrà una reputazione per Gmail, per Yahoo, per Hotmail, che più o meno convogliono tutti verso gli stessi principi, ma hanno varie sfumature. Ti interrompo, scusami Marco, per dire che alcuni dei servizi che hai citato, l'audit, l'inbox placement, siccome anche Daniele e Gilberto vedo che chiedono, sono proprio alcuni dei servizi che sono all'interno del nostro Deliverability Pro Pack, che vi spiegheremo nell'episodio 2, e a voi che ci chiedete appunto un riferimento per richiedere una consulenza personalizzata, vi mettiamo il link appunto per richiedere questo tipo di consulenza, ma anche informazioni più dettagliate per avere uno di questi servizi. Ad esempio, volete un audit appunto deliverability dedicato, quindi qua avete il form per contattare e per avere appunto richiedere una consulenza personalizzata. Fantastico. Allora, ok, va bene, adesso arriviamo alle slide che sono visivamente e concettualmente più impegnative. Mm-hmm. Questa no, questa è una bella sintesi, quindi sì. Diciamo che diciamo in sostanza il passaggio tra l'entità che spedisce, quindi in questo caso le piattaforme tecnologiche, qui vediamo MailUp e Contact Lab, il messaggio e la consegna nella inbox per antonomasia, che negli ultimi anni è fondamentalmente una buona presenza sul mercato Gmail, appare semplice e lineare, perché se diciamo un pulsante e l'email arriva dall'altra parte, in realtà quello che c'è dietro, che ci toglie un po' il fiato, è un tipo di percorso molto più complesso e articolato. La cosa che possiamo dire è che per ognuno dei punti che poi qui vedrete con calma, scaricando le slide che potete leggere, quindi per ognuno di questi punti trattati, che non leggiamo adesso anche perché è scritto in caratteri minuscolo e molto dettagliato, per ognuno di questi punti c'è un punto di contatto che noi andiamo a trattare con i vari pacchetti della Deliverability Pro Pack che è stato concepito. Quindi ognuno di questi punti di snodo è trattato in qualche tipo di servizio e sicuramente beneficia dell'esperienza delle persone che lavorano sul campo della Deliverability. Come tutte le migliori narrazioni della storia, anche questo qui è tripartita. Quindi vediamo tre fattori in gioco. Vediamo dalla parte sinistra, sostanzialmente la parte di spedizione. Nel centro, la parte di infrastruttura tecnologica che riceve in carico la singola mail, ma forse sarebbe meglio dire le decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di mail. E poi, nella terza parte, vediamo come elemento il singolo destinatario, okay? Che come abbiamo visto anticipato, diciamo, è un elemento molto importante del percorso. Questo percorso non è unidirezionale, okay? In realtà è multidirezionale, o perlomeno c'è una certa ciclicità, okay? Come vedete o guarderete meglio scaricando le slide, quello che l'utente finale, l'iscritto, fa o non fa con le vostre email ritorna come feedback o da chi spedisce oppure verso chi riceve e instaura un percorso che avrà un effetto sulle spedizioni e sulle ricezioni successive. Quindi un discorso molto articolato su cui possiamo tornare volentieri nelle vostre domande. Io intanto vi ho messo in chat il link per scaricare l'infografica, se non l'avete ancora fatto, vederla anche solo più ampia. Ok, qui abbiamo isolato alcuni punti. Sì. Per
illustrare un po' dei punti chiave brevemente. Allora, intanto, ovviamente, come sappiamo tutti, ci sono dei controlli anti-spam, ok? Prima di sia prima di prendere in carico una mail da parte del server ricevente, sia prima di consegnarla alla inbox piuttosto che alla spam box. I controlli anti-spam recentemente su che cosa si focalizzano di più? Si focalizzano sull'autenticazione del mittente, cioè nel 2023, per essere in grado di essere consegnati in maniera ottimale verso un destinatario, lo speditore, il sender, il brand, chi spedisce la newsletter deve essere in grado di dimostrare tecnicamente che lui è proprio quello che pretende di essere il brand e che non c'è un rischio, per esempio, di phishing o di abuso di un'identità per far finta di essere qualcun altro, no? Quindi questo è un aspetto molto importante al giorno d'oggi perché la mail ha un lungo percorso di vulnerabilità dal punto di vista dell'identificazione del mittente, no? Tutti no, perché ormai sono fenomeni anche un po' datati, però in passato voi sapete che era molto comune ricevere email da una banca che in realtà non era una banca, l'assicurazione, eccetera, eccetera. E quindi l'autenticazione del mittente è un aspetto con una forte componente tecnologica ed è importantissimo nel filtro anti-spam. La reputazione del dominio che spedisce la mail, sia del dominio dell'infrastruttura, sia del dominio del mittente specifico e degli IP coinvolti. Il volume di invio del mittente, il filtro anti-spam, è molto sensibile alla costanza e ai picchi di volume del mittente, perché questo è un elemento critico per chi riceve, è diverso per un'email o per un libro ricevere 1 milione di mail al giorno o ricevere 1 milione di mail al giorno, il giorno dopo ricevere 10 milioni, quindi il volume è un elemento molto importante. Il contenuto del messaggio è storicamente il primo punto di contatto del filtro anti-spam, che poi si è evoluto con tanti altri standard, però è comunque importante, eventuale presenza in del contenuto, dei link, degli IP in determinate blocklist che vengono usate per discriminare lo spam dalla sicura, diciamo. Poi abbiamo i bounce, okay, che si mettono nel percorso dall'email service provider all'inbox. Un certo tasso di bounce è fisiologico, quindi il bounce non ha necessariamente a che vedere con dei problemi, può essere dovuto a indirizzi che non esistono più, indirizzi che non sono mai esistiti, indirizzi che non sono in grado temporaneamente di ricevere delle email, indirizzo che esistono ma in questo momento che hanno delle difficoltà temporanee, okay, di diverso tipo. Abbiamo poi filtri lato utente, ok? Questo è molto articolato. Questo intanto per il sistema della reputazione che dicevamo, c'è un canale di feedback, diciamo, di reputazione sulla base di quello che fa l'utente, e poi voi potete fare i vostri singoli filtri sulla casella e dire che la mail vada in spam piuttosto che nelle promozioni, eccetera. Ultimo ostacolo, spam. L'email viene considerata spam, e quindi c'è poco da dire, si va in spam. Dopodiché abbiamo strumenti in realtà a nostro vantaggio, no? Che fanno parte anche di questo concetto della ciclicità che dicevamo, il feedback loop. Feedback loop è un bellissimo esempio storico di collaborazione dell'ecosistema email, ovvero nella maggior parte dei sistemi di mailbox, quando un iscritto dice questa email non mi interessa più, voglio dichiararla come spam, oppure non mi sono mai iscritto, o non mi piace, mi offende, mi dà fastidio, clicco su spam e questa informazione nella maggior parte dei provider viene condivisa con il server che spedisce. Questo permette a MailUp, ContactLab di disiscrivere o di disattivare quell'iscritto dalle spedizioni successive. Un esempio bellissimo di collaborazione tra l'email service provider e il mailbox provider o l'internet service provider e questo feedback loop. Poi abbiamo un punto 2 su reputazione storica della fingerprint danneggiata. Allora, come abbiamo detto, la reputazione. Ok, grazie. Ogni provider principale, più importante, ha i suoi algoritmi per valutare la reputazione che si basano sullo storico delle mail mandate e su come quindi appariamo ai filtri reputazionali di Gmail piuttosto che Hotmail, Yahoo, eccetera, eccetera. Come ho detto, tutti più o meno seguono determinate best practices e attitudini, ognuno ha le sue sfumature, spesso sono discriminanti. Ok, un altro fattore di
ostacolo, diciamo, è quando non c'è nessuna interazione del destinatario. Questo c'è da tanti, tanti anni. Quindi da tanti anni sappiamo, da almeno 15 anni con le prime modifiche su MyWeb, sappiamo che se noi mandiamo un milione di contatti, ma soltanto 10.000 aprono una mail, la prossima volta quella newsletter lì avrà poche chance. Giada chiede se per volumi di invio si intende che il mittente invia troppe comunicazioni al giorno come ostacolo. In quel nel punto che abbiamo visto è proprio un punto tecnico, quindi c'è un fattore di abitudine, diciamo, di conoscenza reciproca tra chi spedisce e chi riceve, tale per cui la costanza del volume di invio è un valore positivo. Okay? Dopodiché il volume di invio può anche essere misurato nella percezione di chi riceve, quindi se noi mandiamo troppe email verso uno stesso target, ovviamente quello libera dei feedback negativi e sarà quindi indirizzato verso il sistema di feedback loop per reputazione negativa. Questo spero che sia nell'ordine della domanda. Sì. Cioè, bisogna mantenere anche una certa coerenza con i propri volumi di invio, questo penso che sia la domanda. Sì, poi troppe comunicazioni. Come livello di ogni spettatore ha il suo ritmo, diciamo. Quindi, per determinate funzioni è una cosa saggia dire diverse comunicazioni al giorno, per altre è meglio avere il ritmo settimanale o mensile. Le cose importanti sono due. Al momento della sottoscrizione del contatto, quindi quando l'utente si iscrive al servizio, essere chiari sulla frequenza del contatto, ok? In modo da settare concretamente le aspettative. Quindi se io ti manderò 5.000 al giorno, te lo devo scrivere nel form di iscrizione, perché questo aiuta poi a diminuire gli elementi di attrito con il target. La seconda cosa è monitorare le metriche che abbiamo a disposizione. Quindi se noi vediamo che, per rimanere su questa slide, mandando 5.000 al giorno, 3.000 alla settimana, il numero di feedback loop è molto alto, quindi gli utenti si lamentano e la reputazione è in calo, allora quello ci consiglierà questi elementi ci consiglieranno di assestare la frequenza di spedizione in modo diverso. Certo. Giada, facci sapere poi se ti abbiamo risposto. Comunque ricordo che nella parte finale di questo webinar rispondiamo poi facciamo una sorta di momento di Q&A, rispondiamo a tutte le domande, ma avrete anche un link a un sondaggio per farci delle domande ulteriori proprio a fine webinar. Ok, adesso andiamo avanti su queste slide perché poi un chiacchierone, se no non arriviamo. Allora, quindi questa slide, per esempio, illustra punto per punto quali sono tutti i punti sia tecnici, sia di setup, configurazione, eccetera, eccetera, dei sistemi che abbiamo parlato. Ve la lasciamo per la lettura. Diciamo che i nuclei principali sono tre, come abbiamo visto già in parte, la gestione delle liste, destinatari, dell'acquisizione, della disiscrizione, che è un nucleo sacro dell'ecosistema dell'email, la capacità di gestire le disiscrizioni in tempi rapidi e efficaci. Il contenuto, che cosa vedono i destinatari? Incluso copy e design, quindi non è soltanto che tipo di testo posso mettere dentro nel subject, nel corpo della mail, ma anche come viene fruita la mail, se la lettura è facile, se incoraggia alla lettura successiva oppure disincoraggia l'acquisizione. Aspetti tecnici, politiche in serie dei miei service provider, autenticazione e reputazione, su questo torniamo dopo, quindi andiamo avanti su questo quarto fattore che noi giudichiamo importante e potremo parlare per un sacco di tempo, ma qui non lo faremo, è che è la fiducia. Okay? La fiducia è imprescindibile nell'ecosistema della mail perché è un concetto che permea tutti i livelli che abbiamo visto. Quindi c'è intanto un rapporto di fiducia tra l'email service provider e il mailbox provider che riceve, una consuetudine, fiducia, conoscenza della qualità del mailing, c'è una fiducia dal punto di vista dell'iscritto nei confronti del brand, ok? Ci sono dei meccanismi per alimentare questa fiducia, che vedremo anche dopo, e ci sono dei meccanismi tramite cui il venire meno di questa fiducia si rende manifesto e può essere corretto. Quindi la fiducia, diciamo, un fattore guida molto molto importante. Potrebbe anche essere una delle domande principali dei nostri audit, diciamo, in quale punto del nostro percorso manchiamo alla fiducia. Ok, a questo punto magari iniziamo a darvi dei primi consigli pratici rispetto a quanto detto. Come si ottimizza la deliverability? Ci sono delle cose che
potete fare voi in autonomia, potete iniziare a fare voi delle piccole best practice che però comunque sono significative e danno dei miglioramenti, e le vedremo appunto adesso, e poi delle cose che ovviamente possiamo fare noi in questo caso, per ovviamente aiutarvi. Allora, sembra scontato dirlo, però rivolgersi a un ESP che sia sicuro, certificato, è ovviamente la base di partenza, senza la quale chiaramente non si ha appunto un terreno solido. Come si fa a capire che un ESP è certificato e sicuro? Si vede se i suoi IP sono inseriti allow list autorevoli, se rispetta gli standard di sicurezza, se ha delle certificazioni, come abbiamo fatto l'esempio appunto della nostra piattaforma, che appunto fa parte della Certified Sender Alliance. E questo cosa significa? Avere delle certificazioni significa ovviamente essere inseriti in una corsia preferenziale, e avere un trattamento preferenziale in termini di deliverability. E poi ovviamente anche avere degli esperti, qui appunto abbiamo riutilizzato sempre la tua foto, Marco, o anche Alberto, ma c'è tutto un team dietro di loro all'interno di MailUp Contact Lab che lavorano sulla deliverability da anni, da più di 10 anni, ovviamente è una marcia in più, è un aiuto. Cosa potete però fare voi nel concreto, in tutte le vostre attività? Partiamo dalle basi, dall'iscrizione. Quest'autunno abbiamo fatto una serie di webinar che trovate su YouTube, sul database building, sulla gestione delle liste, quindi su come avere un database, come formarsi e costruirsi un database di qualità. Quindi per tutti i dettagli rimandiamo a quella serie di webinar. Forse la best practice più importante da sottolineare è proprio quella di adottare il metodo del double opt-in in fase di iscrizione. Cosa vuol dire per chi non lo sapesse? Semplicemente che un contatto che si vuole iscrivere alle vostre liste di invio non può farlo solo attraverso la compilazione di un form di iscrizione, ma deve confermare la validità del suo indirizzo email, appunto quando gli inviate un'email di conferma della sua iscrizione. Questo perché è importante? Perché ovviamente vi permette di fare una prima scrematura, quindi di andare a non inserire nelle vostre liste di invio tutti quei contatti che non sono realmente interessati a ricevere email da parte vostra, che potrebbero essere a lungo andare dei contatti che vi segnalano come spammer. Scusa un secondo, sì. Vedo dalla chat che qualcuno dice che ci si sente male. Ci sentite? Ah, fateci sapere se ci sono dei problemi, ci sentite male? Fateci sapere. Appunto, ok. Adesso è diventato ok. Sì, ci potrebbero essere dei problemi di connessione. Ok, a volte a scatti. Okay. Tutto ok, perfetto. Ok, grazie. E appunto, quindi questa è una prima best practice che sembra appunto scontata, ma è molto importante. L'altra fondamentale è quella di assicurarvi che tutte le vostre email abbiano un link di disiscrizione, che solitamente si posiziona nel footer, nella parte appunto bassa dell'email. Anzi, ci sono piattaforme come appunto quella di MailUp che vi allerta se voi non inserite questo link. E perché è importante? Qual è il nesso con la deliverability? Perché se vi mettete anche nei panni, magari vi sarà anche capitato di non voler più ricevere email da, non lo so, la vostra vecchia compagnia telefonica, desiderate comunque avere un processo di iscrizione che sia semplice e fluido, quindi innanzitutto trovare il link per potervi disiscrivere, per poter non ricevere più le loro email. Se non lo trovate, se questo link è difficile o se il processo di disiscrizione diventa articolato, anche solo per pigrizia una persona fa prima a segnalare quell'email come spam, e questo ovviamente, appunto l'abbiamo già detto, crea dei danni anche reputazionali molto, molto pesanti.
E poi sempre in materia di gestione e pulizia del database, delle liste di invio, best practice è quella di inviare delle campagne di riattivazione ai vostri contatti dormienti. E qui non so se quanti di voi le inviano, perché comunque è appunto qualcosa che sappiamo non essere proprio così tanto diffuso, quindi magari fateci sapere in chat se qualcuno di voi le invia, con quanta frequenza, se non avete mai sentito parlare, se non le inviate, perché sono anche questa una best practice chiave che diciamo non è nemmeno molto difficile da mettere in pratica. Lo step 1 è quello di identificare la quantità di contatti inattivi che avete nel database, ovviamente capire se è una quantità che può essere fisiologica, perché ovviamente in qualsiasi database è normale che ci siano dei contatti che non interagiscono e che sono inattivi, però se diventa ovviamente una fetta importante del vostro database, come vedete in questa immagine, che altro non è che una statistica che trovate in piattaforma, allora significa che dovete in qualche modo fare qualcosa. Vedo che qualcuno già da dice che non l'hanno mai fatto, sarebbe utile sapere come si fa. Appunto, è molto semplice. Andate a monitorare quello che è il tasso di engagement dei vostri destinatari per campagna di invio, per invio, quindi a capire quanti effettivamente ignorano le vostre email, non le aprono e anche da quanto tempo. Create appunto questo target, quindi andate a inserirli in un target, in un gruppo di invio e poi decidete la strategia da seguire per riattivarli. Qui vi abbiamo messo degli esempi. Il mio consiglio a livello proprio di content marketing è quello di sfruttare i cosiddetti bias cognitivi che tutti noi abbiamo, quindi una strategia può essere, una via può essere quella della curiosità, che cosa significa? Semplicemente andare a dire ai nostri contatti che abbiamo una serie di novità di prodotto in piattaforma, appunto nel vostro e-commerce, tutto ciò che è nuovo nei vostri eventi e stimolare appunto la curiosità dei vostri contatti. Un'altra ovviamente chiave strategica è quella di dare uno sconto, che è quella sempre vincente, oppure sfruttare la cosiddetta fear of missing out, la FOMO, e come nell'esempio che vi ho messo, dire come messaggio chiave: guarda che ti stai perdendo una serie di cose. Questo perché è importante, a livello di deliverability. Perché chiaramente potrete, grazie a queste campagne, riuscire a riattivare alcuni contatti e fare in modo che quindi aprano appunto le vostre, ritornino ad aprire le vostre email e ritornino ad interagire con i contenuti che gli inviate. Mentre appunto a chi magari capite che non siete riusciti a riattivarlo nemmeno con una campagna di riattivazione, allora il nostro consiglio è semplicemente metterli da parte e magari diciamo, smettere di inviargli appunto delle email, anche per non rischiare appunto delle segnalazioni spam e non rischiare di perdere punti a livello di reputazione. Infine, ultimo consiglio, per riallacciarci ai fattori che diceva prima Marco, a livello proprio di contenuto, cosa potete fare? Qui avete un elenco, delle principali best practice che vanno dal design, quindi fare attenzione ai visual, alle immagini, alle GIF che mettete all'interno delle email, al loro peso, al peso complessivo dell'email, al fatto di mettere sempre degli alt text. Appunto, che sono ciò che compare se l'immagine, se il client ti posta, non fa visualizzare l'immagine, controllare la resa sia da mobile che su tutti i diversi client di posta. E poi a livello invece proprio di link, assicurarvi che ovviamente i link che inserite all'interno del corpo dell'email siano appunto corretti. A livello invece di contenuto vero e proprio, il nostro consiglio ovviamente è sempre quello di rendere il più possibile personalizzati e rilevanti i contenuti che inviate, proprio perché così il destinatario non li recepisce come dei contenuti spam.
e poi soprattutto mantenere le promesse fatte in fase di iscrizione, quindi una coerenza con quanto avete promesso al vostro contatto quando si è iscritto. Se appunto il claim di iscrizione alla newsletter, alla vostra newsletter è iscriviti perché ti inviamo con frequenza mensile contenuti di tipo informativo sugli ultimi articoli del nostro blog, poi i vostri invii dovranno rispecchiare queste promesse iniziali, quindi non potete tradire la fiducia, e qua ritorna al concetto di fiducia, del vostro destinatario inviandogli poi dei contenuti con una frequenza magari giornaliera e contenuti completamente diversi da quelli che si aspettava di ricevere, perché chiaramente allora lì è legittimato a segnalarvi come spam. E quindi questa è un po' la lista di, diciamo, dei nostri consigli a livello proprio operativo che potete iniziare a fare voi. Poi ovviamente lascio la parola a te, Marco, per tutto quello che facciamo noi invece. Ok, allora sì, c'è qualche domanda che magari dopo consideriamo nella parte finale direttamente. Una delle cose che fa di Mail Service Provider con modalità diverse da piattaforma a piattaforma è il vetting, quindi la qualificazione del database, del target di un iscritto. Ci sono diverse procedure che ci permettono di vedere se in una target di in un database, in un target di una newsletter, ci sono delle potenzialità che possono mettere a repentaglio la reputazione e quindi la deliverability. Il vetting non è in nessun caso da vedersi come un elemento penalizzante o di giudizio sul target, è anzi uno degli strumenti più importanti per partire col piede giusto e che rientra spesso nei compiti dei team di compliance, per esempio, che svolgono un ruolo molto importante nel individuare i punti di debolezza e di attrito per il comportamento futuro. Quando un vetting non ha un esito perfetto all'inizio, non vuol dire che bisogna rinunciare o che si è penalizzati, bisogna semplicemente identificare e affrontare i punti di miglioramento per non avere problemi in futuro. Dopodiché gestiamo i bounce automaticamente, chiaramente questo è uno degli asset più importanti delle piattaforme di email professionali, quindi la capacità di trattare i bounce a seconda della loro caratteristica. I bounce non abbiamo messo una scheda specifica, ma i bounce sono altrettanto differenziati quanto il percorso delle email, quindi sono dei codici di un certo livello, dei sottocodici, poi c'è addirittura nel messaggio una descrizione. Anche questo fa parte del livello della fiducia, no? Perché se voi parlate con diversi mailbox provider, i singoli mailbox provider mettono attivamente dell'effort nel descrivere nel modo più accurato i bounce, in modo da dire alle email service provider come trattare questo bounce. E dall'altra parte l'email service provider si sforza al massimo di interpretare questi bounce per gestirli nel modo migliore, proprio in un'ottica di collaborazione molto evoluta, e ogni tanto poi ci si parla anche direttamente e ci si dice quello che ci si aspetta. Comunque la pulizia dei bounce è fondamentale e sta soltanto nei sistemi professionali. Il feedback loop ne abbiamo già parlato in abbondanza, quindi è importante, ma non ci tornerei. Questa qui è sicuramente uno dei punti che negli ultimi anni ha un valore in crescita. Quindi abbiamo detto che ci sono dei requisiti di autenticazione che fondamentalmente sono tre, sono SPF, DKIM e DMARC, e il focus di tutti i sistemi di reputazione, dei mailbox provider, dei filtri anti-spam degli ultimi anni è che questi elementi di autenticazione devono essere il più possibile personalizzati con l'identità del mittente. E quindi le piattaforme danno sempre la possibilità di essere ottemperanti con l'autenticazione SPF e DKIM su dei link anche generici o di servizio, ma il focus degli ultimi anni è sempre più nell'avere sistemi di autenticazione che ci dicono che veramente il dominio marcofranceschetti.com piuttosto che destinatario.it o dimarbino.com sia segnato con l'appropriata firma personalizzata e con i sistemi di autenticazione. Okay? Quindi i sistemi di spedizione hanno una delle autenticazioni di protezione che funziona, che va benissimo, la tendenza però è sempre più la personalizzazione, e questo è un punto che vedete nel dettaglio
nella prossima presentazione su uno dei servizi chiave del Deliverability Pro Pack. Pianifichiamo, ok, anche questo concetto del volume di cui parlavamo prima, ci sono sempre a disposizione degli speditori, sia in piattaforma sia con consulenze specifiche, delle strategie di ramp up, quindi di crescita e di gestione dei volumi per fare in modo che il volume non sia una questione di attrito verso chi riceve e quindi provochi problemi di reputation. Diciamo che parte di queste cose che hai appena citato, quindi tutto il mondo dell'autenticazione personalizzata, quindi di Mark Vimy, ma anche la pianificazione degli invii massivi, sono tutti aspetti tecnici che fanno proprio parte appunto della nostra nuova offerta combinata, che è il Deliverability Pro Pack, che comprende ben 8 servizi e strumenti strategici, operativi e tattici, che andremo ovviamente a vedere nel dettaglio nel prossimo episodio, perché chiaramente le cose da dire in tema di deliverability sono tantissime, e in questa prima parte noi volevamo lasciare anche molto spazio alle vostre domande e anche alle giuste premesse teoriche su cosa sia e cosa non sia deliverability e appunto sul viaggio dell'email. Andremo ovviamente nel dettaglio di ciò che comprende il Pro Pack nell'episodio 2, che vi ricordo essere il 23 di marzo, sempre un giovedì, sempre alla stessa ora, quindi 16:30. Siete già iscritti, quindi riceverete i vostri reminder per partecipare, ma appunto vi invito adesso magari a lasciarci qualche domanda nella chat. Noi magari iniziamo a rispondere alle domande che ci hanno fatto prima. Qui avete appunto un link che vi lascio anche adesso qua in sovraimpressione, dove potete comunque farci le domande che non vi vengono in mente adesso in un secondo momento, e darci anche dei feedback su questo primo webinar. Ad alcune domande magari riusciremo a rispondere appunto adesso, altre ricordiamo che l'episodio 3, che sarà una live di LinkedIn, sarà proprio dedicata a rispondere a tutte le vostre domande, quindi magari se non riusciamo oggi raccogliamo anche le domande più frequenti e rispondiamo in quella sede. Non so se Marco vedi già delle domande a cui volevi rispondere. Allora, ce n'era una prima che chiedeva perché non si possono usare, perché sconsigliate i link abbreviati. Di Elena? Sì. Perché i link abbreviati non piacciono ai filtri anti-spam. Okay? I link abbreviati sono dei link... ogni elemento di una mail accumula una sua reputazione, no? Se usiamo dei link abbreviati di servizi generici mondiali dati da tanti, per filtri anti-spam è difficile associare una reputazione a quel dominio lì. E poi c'è anche un altro elemento che... usare un link abbreviato può essere un elemento di cosiddetto link masking, quindi di mascheramento del link, e quindi può essere visto dal filtro anti-spam come un ostacolo verso la lettura del contenuto e della determinazione di quanto è sicuro un contenuto. Quindi sono sconsigliati perché i filtri anti-spam li penalizzano. Poi c'era qualcuno che chiedeva se si possono usare gli UTM nelle riparti. Si possono, Andrea? Usare, certo, sono comunemente usati. Li usiamo anche noi. Cosa sono gli alt text delle immagini? Sono degli elementi dell'HTML che associano un elemento testuale all'immagine, per cui quando voi andate col mouse su un'immaginetta dell'HTML vedete una scritta. Perché questi sono importanti? Sempre perché i filtri anti-spam gradiscono avere delle cose da leggere e interpretare. Okay? Quindi se abbiamo delle immagini o una newsletter avremo anche dei testi in questa modalità alt text in HTML che vengono fruiti dai filtri anti-spam. Un concetto analogo è quello di mandare la mail non soltanto in formato HTML ma anche in formato testuale, no? Sapete che le mail vengono mandate in questo doppio formato in cui l'utente finale, poi l'iscritto, normalmente fruisce la versione HTML, ma i filtri anti-spam verificano anche la versione alternativa. Per chi frequenta il mondo delle mail da un po' di anni, la nascita di questa dualità, diciamo, era dovuta al fatto che alcuni device, 10-15 anni fa, supportavano l'HTML e altri no, anche alcuni client di posta. Quindi era possibile scegliere se visualizzare una versione testuale
oppure la versione HTML dell'email. Al giorno d'oggi tutti i device, qualsiasi roba legge l'HTML al giorno d'oggi, anche gli orologi. Quindi questo di differenza non è più attuale per la funzione del singolo lettore, diciamo, ma i filtri anti-spam sono un po', diciamo, retro e sono rimasti affezionati a questa caratteristica perché permette loro di fare una migliore lettura dei contenuti. Addirittura dagli elementi che trovate nel piattaforme di spedizione, vi fanno uno scoring della mail prima della spedizione, potrete notare che la mail è penalizzata se non c'è una versione alternativa e la mail è penalizzata se la versione alternativa non corrisponde alla versione dell'HTML, ok? Il vantaggio qual è? Che normalmente le piattaforme estraggono la parte testuale da quella HTML, quindi questo non è un lavoro in più che dovete fare, ma i filtri anti-spam guardano queste cose e quindi noi ci adeguiamo volentieri alle richieste dei filtri anti-spam, sempre nell'ambito della fiducia. C'erano delle domande arrivate molto prima, adesso dateci qualche minuto che cerchiamo di capire. Okay. Le state facendo tantissime. Intanto possiamo vedere quali strumenti ho per capire la protezione del dominio. Questa è una bellissima domanda, anche le altre sono bellissime per carità. Tutto bello quello che riguarda le vulnerabilità. Allora, la reputazione del dominio, e qui, come si diceva prima, è un'arte e una scienza articolata, per cui in alcuni casi, per esempio, alcuni provider restituiscono pubblicamente la visione della reputation del tuo dominio di spedizione. Quindi se io spedisco con marcofranceschetti.com, torniamo al discorso originario, ho alcuni provider che mi danno dei pannelli di verifica dove io posso vedere se secondo loro la reputazione è alta, media, bassa o cattiva, oppure se è verde, rosso, giallo, in modo molto semplice. Alcuni di questi pannelli sono diffusi, nascono per essere diffusi, per esempio Gmail, il suo pannello potenzialmente lo mette a disposizione di chi ha in gestione del dominio. Altre informazioni si trovano, per esempio, la reputazione dell'IP, normalmente l'ha a disposizione il mail service provider che li ha in gestione, quindi ce li avrà MailUp o ContactLab e potrà condividerle con voi nell'ambito di queste analisi che vedete illustrate fra 2 settimane, alla prossima puntata. Quindi poi ci sono diversi provider che veramente hanno, in alcuni casi invece la reputazione non c'è e viene desunta o veniamo a conoscenza di questa reputazione entrando noi a contatto direttamente con questi provider tramite contatti diretti che fanno sempre parte di questo circolo della fiducia un pochettino più ristretti, quindi magari il singolo speditore non ha la possibilità di vederlo, ma l'email service provider può interpretarla da vari fattori. Marianna chiedeva anche lei una cosa magari interessante che vale la pena sottolineare. Dice che ha rispettato le varie best practice, quindi autenticazione del dominio, check dei report di spam in mail app, check dei link, rispetto della ratio immagini di testo, ma l'ultima newsletter che ha inviato è finita in spam. Possono esserci delle condizioni temporanee che fanno finire la mail in spam? Allora, due cose. La newsletter finita in spam è sicuramente un segnale di allerta, cioè dobbiamo investigare perché la newsletter è finita in spam e poi è anche importante capire se è finita in spam nella nostra mailbox aziendale, per esempio, piuttosto che in una nostra casella personale Gmail, Hotmail, eccetera, eccetera. Quindi andare in spam è un concetto di allerta, ma va sicuramente declinato in casi più specifici. Assolutamente può essere un elemento temporaneo perché il mondo della mail, l'ecosistema delle mail è molto dinamico, per quanto non sembri, perché esiste da tanti anni e gli standard ci mettono tanto da fermarsi, però i filtri anti-spam cambiano, ok? I filtri anti-spam cambiano in continuazione, direi, per cui capita di vedere un peggioramento della vostra consegna in inbox piuttosto che un miglioramento e i filtri anti-spam ogni tanto sbagliano anche, ok? Quindi ci sono degli assestamenti. Ciclicamente ci sono degli aggiornamenti, assestamenti. Alcune mail possono andare in spam in un'occasione per motivi misteriosi o molto difficili da scoprire e poi la volta successiva tornare nella inbox. Quindi quello che si consiglia di guardare, per esempio, se l'andamento è lineare
in generale per la consegna Linux, se poi c'è un drop repentino, può capitare. L'importante è guardare se in quelle successive si ristabilisce il livello di consegna in inbox oppure no, oppure se questo livello è in decrescita costante, allora quello è più grave. Se il drop è isolato e poi si torna nella inbox, sarà sicuramente un piacere investigare sulle motivazioni del drop isolato e ricavarne qualcosa per il futuro. Ok, sto recuperando le varie domande. Allora, Marcello chiede una cosa molto tecnica. Qual è il vostro punto di vista su USE Protect Level 3? Sta falciando i miei IP. Così. Quindi è un'entità, discorso complesso, è un'entità che gestisce delle cosiddette liste di blocco, block list, quindi valuta la qualità dei tuoi IP o del tuo dominio con determinati strumenti e ne trae delle conseguenze che, sulla forma di informazioni che vengono poi distribuite a mailbox provider e altre persone che li usano per capire cosa fare della tua mail, quindi in giro molto lungo, difficile da fare in un minuto. Le diverse block list hanno un'importanza diversa a seconda di quanto sono usate, ok? Quindi UC Protect non è necessariamente la block list più usata, ok? Ce ne sono alcune che sono, diciamo, nel nostro punto di vista più allarmanti, quindi se ne abbiamo in una classifica nello stesso calderone SpamHouse, SpamCop, Surbl e altri operatori, e UC Protect, diciamo che ognuno ha la sua... è difficile rispondere a questa domanda in maniera diplomatica, vi consiglio di contattarmi direttamente. Ok, tanto la tua email ce l'hanno, la vedete nelle slide. Oppure faccio questa domanda tramite sondaggio, così... Della block list si determina quanto effettivamente da quanto ci becca veramente a prendere delle email che sono che mandano dei contatti non consensati alla fine e quanto velocemente riescono a disattivare il blocco in caso sia un falso positivo o in caso ci sia una interazione con il brand. Quindi una block list che ti blocca tutti gli IP e che poi fai fatica a riabilitare è un blocklist molto efficace, sempre per il circolo della fiducia. Elena invece chiede che parametri di apertura bisogna avere per non avere la reputazione danneggiata. I più alti possibili. I più alti possibili. Tipo degli esempi, non so, sopra il 90%, sopra il... L'apertura degli mesi negli ultimi 18 mesi è un fattore che è cambiato molto in marketing. C'è stato un push da parte di Apple sulle aperture automatiche per motivi di privacy, per cui il livello di open rate è un valore che ha perso molto di presa. Okay? Quindi poi sappiamo, per esempio, che non soltanto le aperture sono importanti per la reputation, ma se guardiamo Gmail, per esempio, per Gmail è importante l'interazione in senso ampio, per cui aprire sicuramente è un buon segno, ma anche spostare una mail da una casella, da un tab di Gmail a un altro è un segno di interazione col brand. Rispondere a una mail è un segno di interazione con il brand. Prendere una mail dalla spam box e rimetterla nella inbox è un segno di engagement molto positivo valutato da Gmail. Quindi l'apertura è il più alto possibile, chiaramente, però è un fattore un po' ormai datato e quello di cui tenere conto sono tanti altri fattori, il click, poi, insomma, tutte queste cose. Massimiliano ci chiede, forse l'avete già detto, come si rigenera la reputazione se prima mandavo mail io dalla mia Gmail e poi la rimando tramite voi, cambia la reputazione? La reputazione cambia perché abbiamo detto che la reputazione viene giudicata su fondamentalmente su elementi come il dominio mittente e gli IP di spedizione. Quindi se tu mi dici che stai usando Gmail e poi passerai a usare MailUp o ContactLab, allora tu cambierai radicalmente il tuo approccio al dominio mittente e agli IP. Quindi sicuramente ci sarà
un salto di qualità nella gestione della reputazione in modo molto più articolato. Greta invece ci chiede, tra una newsletter con solo immagini e una newsletter classica drag and drop dove inserisco immagine e testo, cos'è meglio per non finire in spam? Meglio la newsletter che ha una alternanza di immagini e testo. Questo perché storicamente, quindi stiamo sempre a cose di tanti anni fa, i primi filtri anti-spam controllavano il testo delle mail. Allora gli spammer cosa hanno iniziato a fare? A scrivere il testo in grosso immaginone che i filtri anti-spam non erano ancora addestrati a leggere. Per cui, ancora oggi, al giorno d'oggi, se tu mandi soltanto delle immagini, il filtro anti-spam come prima cosa mi si accorge e dice: perché non vogliono farmi vedere il testo? E quindi penalizza, ok? Poi sono tutte best practice, quindi in alcuni casi ci può essere una flessibilità nell'uno o nell'altro senso. In generale la best practice ti dice è meglio avere un buon equilibrio tra immagine e testo perché questo diminuisce gli elementi di frizione con i filtri anti-spam. Daniele chiedeva qualche domanda più su per quale motivo i destinatari della mail non ricevono il testo della mia comunicazione o l'immagine, ma una serie di numeri e lettere tipo messaggio criptato. Ah, questo è molto non è una risposta in questo momento. Della singola email capire quale Magari ci puoi mandare filtro, un messaggio. messaggio, filtra la mail alla tua visualizzazione. Magari ci puoi mandare un esempio appunto dell'email in questione ai nostri indirizzi. Chiedevano anche quali sono le regole che definiscono un'email inattiva. Non è tanto l'email inattiva, è proprio il database, il contatto che si definisce inattivo o dormiente quando è da un po' di tempo che non interagisce proprio con le vostre email, quindi non le apre, non ci clicca, non. Appunto è dormiente, ma questo appunto riguarda soprattutto anche a livello della dinamica temporale, quindi se è da tanto tempo che appunto non risponde alle vostre email. E a livello proprio appunto di statistiche, ad esempio in MailUp si ha la possibilità di avere le statistiche di engagement che si possono attivare appunto contattando il nostro commerciale e avete quella fotografia di engagement che vi ho fatto vedere nella slide. In generale, appunto a livello di statistiche, se andate nell'area statistiche e appunto avete una serie di report statistici dettagliati in cui potete vedere anche il comportamento dei vostri destinatari sulla base della campagna mail e dell'invio. Quindi da lì capite se hanno aperto, non hanno aperto, hanno cliccato, non hanno cliccato. C'è stato un altro con l'audio. Va bene, ci spiace per il problema Ah, con l'audio. scusate, forse perdiamo noi connessione. Si è persa, credo, l'informazione sulle email inattive, sui contatti inattivi. Appunto, per farla breve, non è l'email ad essere inattiva, ma è il contatto ad essere inattivo, cioè sono tutti quei destinatari che si chiamano inattivi o dormienti perché è da tanto tempo che non interagiscono con le vostre email, ovvero non le aprono, non le leggono, non vi rispondono. E quindi su questi bisogna appunto intervenire, come abbiamo detto prima. Si può attivare. Esatto, sì, si può attivare. Oddio, dai dati un po' della letteratura, sul campione di inattivi sono ovviamente una piccola parte quelli che si riesce a riattivare, però se iniziate a inserire questo tipo di campagne all'interno della vostra strategia di email marketing in modo con una certa ricorrenza, quindi in modo costante, anche lì potete vedere ovviamente dei miglioramenti. E poi su quelli che non si riattivano, Marco, qual è il consiglio? Lasciali stare. Abbandonarli. Esatto. Ok, se non avete altre domande, ho visto che un po' di voi hanno compilato il sondaggio, quindi magari ci avete lasciato delle domande lì. Ne abbiamo un'ultima, direi, di Giada a cui rispondere se ci sono dei colori utilizzati nel testo che penalizzano. Questa interessa anche a me. No, non ci sono dei No. colori utilizzati nel testo, ci sono delle combinazioni, diciamo, per cui se
anche qui se tu cerchi, diciamo, di rendere meno visibile il link di cancellazione scrivendolo in grigio, su sfondo grigio, e il tuo target ha difficoltà a leggerlo, allora in quel caso lì intanto alcuni filtri anti-spam se ne possono accorgere, quindi penalizzarti, e d'altra parte gli iscritti possono non trovare il link di cancellazione, rivolgersi al link di spam e quindi penalizzare la tua reputazione. Quindi non è direttamente il colore, ma è come colore influenza il feedback degli utenti. Perfetto, allora direi che abbiamo anche un po' sforato, quindi vi ringraziamo di aver partecipato, anche delle tantissime domande che ci avete fatto, speriamo davvero di esservi stati utili. Compilate il sondaggio che vedrete anche nell'email di domani, vi ricordo che sempre domani nell'email ricevete le slide e la registrazione video on demand. Vi ricordo che siete già iscritti anche alla prossima puntata dell'episodio 2 del webinar e che anche in quell'occasione, se appunto siete già iscritti ma non partecipate perché avete degli impegni, vi mandiamo sempre il giorno dopo, quindi in quel caso il 24 di marzo, l'email con le slide e la registrazione. Quindi io ringrazio anche Marco di essere stato con noi oggi e vi auguro una buona serata e appunto, vi aspettiamo nell'episodio 2. Grazie. Ciao. Ciao.